Alcune persone appassionate di cinema sostengono che un film che abbia un qualche valore vada visto almeno 2 volte. Perché? Perché la prima volta siamo molto presi dalla trama, siamo presi da ciò che accade, quindi da tutte le emozioni che eventualmente il film suscita in noi, e poi la seconda volta un po' più a freddo. Poi siamo in grado di cogliere anche alcuni aspetti che prima erano passati un po' in secondo piano, che avevamo guardato con minore attenzione. Questo si potrebbe dire anche per la nostra vita, dove però la possibilità di viverla 2 volte, la stessa vita, per poter assaporare tutta una serie di cose che magari ci sfuggono nella tenuta che dobbiamo avere mentre, diciamo, la trama si svolge, e pone la questione di. Può darsi che ci perdiamo qualcosa della nostra vita perché siamo nella condizione del film visto la prima volta. Quindi, diciamo, questa questione si pone sicuramente perché se si vive una volta sola può essere sufficiente se riusciamo a farlo bene. Farlo bene nel senso di farlo con sufficiente attenzione, prestando attenzione quindi proprio veramente a tutto ciò che la vita ha da offrirci momento per momento. Cosa rispetto a cui le pratiche di mindfulness sono una strada, specialmente le pratiche di mindfulness informale, importate nella vita di tutti i giorni, la rendono molto più ricca e vissuta in una condizione di maggiore consapevolezza, per cui ogni momento preziosissimo viene onorato. Proprio per aprire un po' questo discorso, introdurrò ora una serie di video ispirati al tema Riprendere i sensi, il titolo di un libro di Jon Kabat-Zinn, dove riprendere i sensi significa, in questo caso, rispetto ai video che vi proporrò, onorare i nostri sensi uno alla volta. Per ogni video uno dei nostri sensi, una volta l'udito, una volta la vista e così via, come a dire, dedichiamo ogni giorno a uno dei nostri sensi, tenendolo per intenzione precisa della giornata particolarmente aperto. Vediamo che cosa succede. Cioè cominciamo proprio intenzionalmente a valorizzare tutto ciò che i nostri sensi incontrano, provando proprio a farlo sistematicamente e vedere se in questo modo la nostra vita ci porta qualcosa di più, qualcosa che non avremmo notato se fossimo stati molto molto coinvolti dalla trama. Il discorso potrebbe essere molto più ampio, però si aprirà via via che andremo avanti con questi video. Questo è soltanto quello introduttivo. Vi aspetto quindi per le prossime volte, sempre per affrontare un pochino questo tema. È sufficiente vivere una volta sola se lo facciamo in una condizione di veglia. E se siamo un poco addormentati, proprio riprendere i sensi vuol dire ritornare qui a cominciare da un'attenzione portata sistematicamente sulla dimensione sensoriale. Vi aspetto, a presto.